Aria di novità in casa Peugeot. Un'aria pulita che sa di basse emissioni e vento tra i capelli. A Ginevra, infatti, ci sono due anteprime mondiali, come la Peugeot 108 e la nuova 308 Station Wagon. La City Car francese si presenta di fronte al grande pubblico con una scelta di ben quattro modelli a 3 e 5 porte, con carrozzeria chiusa o decappottabile per godersi il sole e l'aria aperta. La piccola Peugeot 108, anche la top con tetto apribile in tela, ha dalla sua una vasta scelta di colori e personalizzazioni, oltre al nuovo motore 1200 VTI 82 cavalli che si aggiunge al precedente 1000. Questo 1200 benzina, assieme al peso di soli 840 kg, garantisce alla Peugeot 108 tanto brio e consumi ridotti. La stessa piccola cilindrata è presente a sorpresa sulla 308 Station Wagon 1200 ETHP 130 cavalli, familiare di nuova generazione che sfrutta la piattaforma modulare IMP2 per offrire tanto spazio in più per passeggeri e bagagli, peso ridotto per consumare meno e una praticità di utilizzo senza precedenti. Sulla Peugeot 308 Station Wagon fa il suo esordio anche il motore Blue HDI 1600 da 120 cavalli, potente e già in regola con le norme Euro 6, capace di percorrere più di 30 km con un litro di gasolio. A Ginevra fa bella mostra di sé il nuovo cambio automatico Aisin 6 marce, destinato a Peugeot 308 e 508, rapido nel funzionamento ed efficiente nei consumi. Il tema dell'efficienza e della modalità sostenibile, sempre presente nello stand Peugeot, torna con la futuribile 2008 Hybrid Air, ghiotta anticipazione delle utilitarie e compatte ibride ad aria compressa che potremo comprare nel 2016. Insomma, l'auto da 50 km con un litro è vicina. Parola di Peugeot.